Esatto, Checco. Le notizie del TG Ora: si fingevano poliziotti, carabinieri, avvocati, anche sacerdoti Buonasera, ultima accusati volta di Mauro Matigazzo, scienza. sì, ci Anzi, scritto, stiamo provando per la giornata di martedì 20 carabinieri ottobre, però lo mando ad ottobre. Frosinone, carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone, impegnati nella cattura di numerosi individui di origini partenopee, dediti alla commissione di truffe e danni di persone anziane in tutto il territorio nazionale. Gli arresti eseguiti sono una decina. Però lo manda ad Le tecniche ottobre. utilizzate erano quelle del finto appartenente alle forze dell'ordine o del finto avvocato. Lo scorso 7 luglio dalla quinta sezione della Corte di Assise di Napoli veniva pronunciata la sentenza di condanna all'ergastolo per Raimondo Caputo, detto Pitò, con l'accusa di aver ucciso la piccola Fortuna Loffredo, la bimba che nel 2014 fu lanciata da un balcone del Parco Verde di Caivano. Alla sua compagna invece, Mariana Fabozzi, venivano comminati 10 anni di reclusione per concorso negli abusi sessuali dall'uomo su altre bimbe. Dopo 3 mesi iniziano ad emergere le motivazioni della sentenza, 186 pagine che ripercorrono le varie tappe delle indagini, esaminando ogni particolare che ha indotto la Corte a infliggere il massimo della pena a Tito. Però lo Quest'ultimo mando è martedì privo 20 di qualsiasi ottobre. senso morale, classificato come un sex offender. Per la Corte, scrive il Corriere del Mezzogiorno, il processo ha fornito elementi plurimi e convincenti per affermare che il giorno dei fatti Raimondo Caputo, nella deliberata esecuzione di un atto di predazione sessuale ai danni di Fortuna, l'ha portata con sé sul terrazzo all'ottavo piano ed è rimasto con lei fino al momento della precipitazione. In ogni caso, quale Buongiorno, fosse però si manda ad che ha spinto ottobre. Caputo all'omicidio, scrivono ancora i giudici, essa si palesa comunque come aberrante e perversa, priva di qualsiasi senso morale e rispetto per l'altro. Aveva cercato di uccidere la moglie con una mazza da baseball nell'agosto del 2014. Per questo Tommaso Izzo, 59enne, ex dipendente comunale di Grazzanise in provincia di Caserta, dovrà espiare una condanna residua di 8 anni di carcere. L'uomo si è visto consegnare ieri dai carabinieri della sezione di Grazzanise il provvedimento di carcerazione. Stiamo provando per martedì, stiamo provando per la giornata di per martedì 20 ottobre, dopo settembre, che mese mando? La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dell'imprenditore Giovanni Lombardi, indagato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per reati tributari. Così meglio ricordo che si manda a ottobre. L'ambito di una verifica fiscale svolta nei confronti della Mille Stampe SRL, di cui il legale rappresentante è Vincenzo Sessa, ma della quale risulta amministratore di fatto Giovanni Lombardi. Mamma, dopo settembre, che mesi stiamo continuando? Cosa hai detto? Le abitazioni di Sessa, gli uffici della Mille Però Stampe questo SRL, qua, così lo ricordiamo a tutti. Disponibilità dei due indagati tra Castellammare di Stabia e il capoluogo partenopeo. Blitz e Nas in via San Nicola a Palma Campania, in un noto caseificio della zona. Gli uomini del nucleo antisofisticazione di Napoli, insieme all'arma della locale stazione dei carabinieri forestali, hanno sequestrato circa 740 kg di caciocavalli in fase di stagionatura ed asciugatura. Durante i controlli, infatti, i titolari dell'azienda non sono riusciti a esibire alcuna documentazione idonea a comprovare la tracciabilità o la ritracciabilità dei 7 quintali e mezzo di formaggi. L'attività comunque resta aperta dell'introduzione, anche perché all'interno non sono stati trovati problemi dal punto di vista igienico-sanitario. Accusati di essere dei finti ciechi pur di ottenere la pensione di invalidità dall'INPS, il GIP, anche i genitori erano realmente non vedenti. Si conclude senza alcun indagato. L'indagine condotta dalla procura di Nocera Inferiore nel 2014 nei riguardi di 5 persone formalmente indagate per truffa ai danni dello Stato. Il 20 ottobre però è il compleanno della nonna mammi, però lo manda ad ottobre. Attraverso una consulenza tecnica è stato dimostrato che le 5 persone erano effettivamente non vedenti, così come ora, all'epoca dei fatti. Le accuse, raccolte in un'informativa dei carabinieri, riferivano di persone che assumevano comportamenti incompatibili con lo stato di cecità. Amici, devi mettere in nostra pensione per la giornata di martedì 20 ottobre, il compleanno della nonna.